Come il balanzone di Bologna, l'arlecchino di Milano, la colombina di Venezia e il pulcinella di Napoli, anche Fano avrà finalmente le maschere della sua tradizione. A oltre 300 anni dalla nascita di Carlo Goldoni, padre della commedia dell'arte, la città di Fano apre infatti il carnevale dando vita alle sue maschere. Il progetto nasce da un'idea di Francesco Cecchini, giovane stilista con il pallino per la tradizione fanese, in collaborazione con il Teatro della Fortuna e l'ente carnevalesca. Questo appuntamento qua al foyer del Teatro della Fortuna, come diciamo appuntamento propedeutico per gli inizi dei festeggiamenti del Carnevale, si sposa benissimo perché si parla appunto di maschere, maschere di Fano al femminile. È un primo appuntamento, è una news del Carnevale e assieme a questi bellissimi costumi poi verranno anche declamate delle poesie. Cioè, ecco, si è creato un nuovo incontro. Io mi auguro che sia un anno zero e che possa proseguire presentando tante altre soluzioni, non solo al femminile, ma anche al maschile, perché no? E così creare veramente una serie, un appuntamento serioso dove presenteremo le maschere della nostra città, del nostro carnevale. Perché? Perché così si spingerà sempre più al popolo di Fano di vestirsi, o meglio ancora di travestirsi, in occasione del carnevale. Mancano ormai poche ore per questo grande inizio del nostro carnevale. Vi invito domenica 24, 31 gennaio e 7 febbraio per un grande, grande e bel carnevale. Carnevale di Fano, bello da vedere, dolci da gustare. Trovo estremamente interessante questa iniziativa perché ha a che fare con la creatività e poi affronta forse una lacuna del carnevale di Fano che non ne ha tante, però in effetti noi non abbiamo una maschera tipica e quindi riflettere sulle zone della città, che come sappiamo Fano è una città variegata, dalla collina al mare, al centro, e poi c'è questo tema della fortuna che aleggia su tutto, è interessante nell'immaginazione di questo artista che scopriremo questa sera. Apriamo il carnevale, che è una cosa bellissima, dentro il Teatro della Fortuna, con i costumi che potrebbero essere sicuramente utilizzati per un'opera teatrale e invece rappresentano la nostra città. Speriamo che tutto questo porti fortuna al carnevale e fortuna al nostro teatro. Il testo teatrale di Filippo Tranquilli è stato recitato al Teatro della Fortuna dall'attrice Lucilla Monaco. Durante la lettura del racconto è stato possibile scoprire ed ammirare i costumi di carnevale, ovvero gli abiti ideati interamente realizzati a mano da Francesco Cecchini, assieme alle preziose mascherine realizzate dalla sempre più apprezzata artista fanese Sandra Marcelloni. Ogni maschera rappresenta un'area specifica del territorio dove ogni parte di Fano viene rappresentata da una maschera, marina, collina e flaminia. Alla fine c'è un ultimo personaggio a chiusura della storia che è la Dea Fortuna. Questa sera verrà presentata la storia delle maschere e verrà presentata qui nel foyer del teatro, perché dove era ambientata la scena principale, ovvero il gran ballo del carnevale. Francesco Cecchini lo conosco da anni, siamo amici da diverso tempo, ho sempre apprezzato il suo modo di lavorare e siamo qui stasera per presentare le maschere che rappresenteranno Fano. Mi ha chiesto di collaborare con lui per quanto riguarda la creazione di maschere da abbinare agli abiti che rappresenteranno per l'appunto la collina, la montagna e il mare.